Bene, io volevo, sono Michele Pasino, sono torinese anch'io, come Simone. Scheccino, nel senso che Gigi diceva all'inizio, se vi ricordate, manuali o internet, no? Su YouTube, se voi andate a cercare su YouTube tutte le possibili riparazioni sui computer trovate di tutto, no? È ovvio che se voi prendete un manuale, chi ha scritto il manuale si è già digerito buona parte dei tutorial che trovate, no? Un'altra questione che secondo me è legata, diciamo, al fatto che un manuale può servire piuttosto che andarvi a cercare le cose su internet, è che trovate i passaggi, diciamo, passo passo, li trovate facili. Generalmente i tutorial che trovate in giro sono in inglese, magari per qualcuno non è un problema la difficoltà linguistica, però oppure in campo informatico ho trovato un sacco di roba in russo, io non sono russo, sono già bello che spacciato. Quello che volevo farvi, diciamo, anch'io ho la piccola cassetta degli attrezzi. Qualche anno fa, diciamo, se prendevo un libro, disgraziatamente mi cadeva per terra, non succedeva niente, no? Con le foto delle vacanze è la stessa cosa, no? Se io prendo le foto delle vacanze e le butto per terra, non succede niente. Ma se io prendo l'hard disk del computer, adesso qui come lo show cooking, l'ho precucinato, no? Ho aperto il PC prima, sono due viti, non è niente. Ma se io prendo l'hard disk dove c'è dentro i libri, dove c'è dentro le fotografie, dove c'è dentro tutti i ricordi, lo prendo e lo butto banalmente, no? Per terra, quell'hard disk lì difficilmente rifunzionerà ancora, no? Posso anche prendere il PC intero e buttarlo per terra, lo stesso. La questione qual è? I backup. Tutti, diciamo, sappiamo cosa sono i backup, conservare i dati da un'altra parte non lo fa nessuno, no? Generalmente. Quando basterebbe, qui avevo portato un disco, smontato, no? Cioè tutti i nostri dati generalmente sono infilati qui dentro. E sono su supporto, i dischi che ci sono dentro gli hard disk sono queste robe qui, no? Che ovviamente questa una volta che l'ho aperto, l'ho toccato, da buttare. Però vedete, diciamo, la delicatezza delle testine, di tutti i meccanismi. Difficilmente prendiamo un hard disk e lo buttiamo per terra. Più facilmente il portatile nello zaino prende scossoni sulla metro, sul bus, sulla bicicletta, eccetera, eccetera. E quindi è facile che si rovini. Ma se noi, diciamo, abbiamo fatto due operazioni, uno è quello di usare, io parlo nel libro di software libero, di Linux in particolare, che è un sistema operativo libero e gratis, possiamo scaricarlo da internet, possiamo usarlo liberamente. Usare software libero vuol dire che ci togliamo già il 99% dei problemi con i virus. Non solo si rompe il PC se prendo l'hard disk e lo butto per terra, ma molto spesso, facendo l'informatico da tanti anni, quello che vedo è che spessissimo usando altri sistemi operativi, usando Windows generalmente, ma anche il Mac non è che è scevro da problemi, cosa succede? Succede che non funziona più niente. Il mio consiglio è backup, fateli sugli hard disk esterni. L'hard disk esterno, adesso qui non ne ho uno, di solito prendo anche l'hard disk e butto anche quello per terra, no? Nel senso che gli hard disk sono delicati, le cose veramente al quale tenete, metteteli sui CD, sui DVD, non mangiano, non bevono, li mettete in un cassetto, durano per tanti anni, no? Dicevo, per far risuscitare il PC che ho appena spaccato da questo punto di vista qui, cosa succede? Di solito il mio consiglio è clonare subito l'hard disk. Nel libro, passo passo, facciamo vedere come si clona un hard disk. Cioè, appena installato il PC, noi lo facciamo una fotografia su un altro supporto di tutto quello che è il sistema operativo e i programmi che ci servono per andare su internet, per scrivere, eccetera, eccetera. Un altro mio consiglio è quello di usare gli hard disk a stato solido come questo. Questo se lo prendo, lo butto per terra, il 99% non succede niente. Come se prendesse una chiavetta USB e la buttassi per terra, no? Difficilmente si guastano, sono molto più solidi. Perché? Perché non hanno tutte le parti metalliche, no? In movimento. Le testine in realtà galleggiano sul disco, non lo toccano mai. Se per caso toccano il disco lo buttiamo. Quindi
diciamo, la ricetta per far ritornare in vita il PC in 10-15 minuti con un hard disk nuovo è quello: abbiamo prima salvato tutti i dati, fatti backup sempre. Un dato non è un dato in informatica se non è triplicato, cioè vuol dire che di fotografie in realtà una volta ci bastavano fotografie, in campo digitale dobbiamo avere tre fotografie salvate da tre parti diverse. Perché? Perché altrimenti è molto facile che succede, si spacca il disco, il backup torna, quante volte abbiamo perso magari i dati ai quali tenevamo. Dicevo, basta un CD con su CloneZilla, basta un CD semplicissimo che ci consente di ripristinare il sistema operativo, un hard disk nuovo, ci va 30 secondi a montarlo, si rinfila dentro, due vitine e l'hard disk è sistemato. E i dati salvati sempre da un'altra parte. Il mio consiglio è fate più backup possibili, ricordatevene, no? Se sono cose importanti, certo. Ma io non posso sostituire uno stato solido a un hard disk normale? Sì. Una volta che l'hard disk normale è spacciato, ci devo mettere un altro hard disk normale? Sì. No, la domanda è se posso mettere un hard disk a stato solido al posto di un hard disk normale. Si può, sono perfettamente compatibili. Diciamo, se il PC non è proprio vecchio, vecchio di 10-15 anni fa, il sistema di collegamento tra gli hard disk e, diciamo, e il computer erano diversi, però se è un PC degli ultimi 10 anni non c'è nessun problema. Si può sfilare e rinfilare tranquillamente il nuovo disco. L'unica questione, adesso sono abbassati molto i prezzi dei dischi a stato solido, se sono molto grandi sono ancora un po' costosi, però c'è anche il fatto che sono 4-5 volte più veloci di un hard disk normale, quindi se un PC è un po' vecchio, solo cambiando l'hard disk lo riportate in vita, anche senza magari tirare l'hard disk per terra, però diciamo, il mio consiglio è quello, backup su backup, tenete sempre, fate quando avete la macchina nuova, che l'avete reinstallata, fate un clone di tutto l'hard disk, veramente in 20 minuti avete di nuovo la macchina operativa. Grazie a tutti.